Beniculturali.it, il focus. Bentrovati, torna in Italia il carteggio tra Giuseppe Verdi e il suo librettista Salvatore Cammarano, che sarebbe dovuto andare all'asta a Londra. Il Ministero dei Beni Culturali ha comprato la scorsa settimana le 36 lettere in cui Verdi si confronta con impresari, interpreti e letterati, esprimendo in maniera chiarissima la sua personale concezione di teatro musicale. Soddisfatto è il ministro Franceschini, che ha commentato: abbiamo silenziosamente lavorato per evitare la perdita di un materiale inedito di grande importanza storica che rappresenta un pezzo rilevante del nostro patrimonio culturale. Conclusi a Roma gli Stati Generali del Paesaggio, una due giorni di lavoro che ha visto dialogare esponenti delle istituzioni, il mondo dell'associazionismo e un numero cospicuo di tecnici ed esperti sul futuro del paesaggio in Italia. Nel corso dei lavori, che hanno visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Gentiloni, il Ministro Franceschini ha sottolineato che il paesaggio e i beni culturali devono continuare a far parte del patrimonio complessivo della nazione e non possono entrare nella trattativa tra Stato e Regioni che si è messa in moto dopo il referendum federalista di Lombardia e Veneto. Notiziario a cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Info su beniculturali.it.